Buonasera. Mi compiace che abbiate deciso di accettare il mio invito. Siete giunti quasi tutti, eccetto il Giuda e il suo discepolo. Non mi sorprende che non sia venuto. Guardatevi da lui. Arthur, l'avevi visto nei segni? Eusapia, la tua voce è tanto, tanto lontana, ed io ho così tante cose da dire a voi tutti, e così poco tempo mi è concesso per conferire coi mortali. Ascoltatemi dunque. Ascoltate, poiché io ho visto che ci sarà un tempo in cui nei salotti gli amici converranno, come siete voi ora. Siederanno in un salotto come questo mio per udire parole di verità, rivelata da un'unica voce, una voce disincarnata e non umana, e non proveranno timore, e ad essa crederanno come fosse la voce di Dio in terra. Io ho veduto il futuro. Amici miei, custodi di tradizione e sapienza, custodi di saperi e mistiche illuminazioni, custodi di progresso e scienza. Ho visto il futuro ed ora ancor più chiaramente vedo, ma poco mi è concesso di dire. Eusapia, so della mia voce. Ho visto, già in vita vidi. Vi avevo radunato per mostrarvi il percorso. Il futuro si approssima. Parole di antica sapienza l'avevano annunciato. Il trono è scomparso e ci saranno due troni, poi ce ne saranno tre. E voi tutti, voi avete assistito al compimento di questa profezia, anche se forse non avete ancora compreso, poiché il primo trono costruito nel 1813 è scomparso 64 anni più tardi con gran clamore, e con altrettanta pomposa arroganza sono apparsi i due troni, ma in segreto. Il segreto che nei segreti circoli io e voi conosciamo. Agli occhi del mondo che nulla conta, i troni apparivano due, ma invece i troni sono tre. E tre troni ho radunato per unirli in un soltanto. Che segreto rimanga segreto. Silenzio! Tacete, immonde creature, che ancora non ho finito! Com'era magnificente il mio piano. Ho sempre inteso che il campo di Adamo avesse bisogno d'una guida, un consesso di eletti tra gli eletti della vecchia terra, che nel secolo che sta per venire sapesse prevedere e plasmare gli eventi. Di questo nuovo ordine io non ne vedrò la nascita, ma so che avverrà nel giorno 25 d'ottobre. Ne ho tracciato il piano astrologico. Nascerà dai tre e sarà uno. E se anche mancherò i natali della mia creatura, ho radunato in questa casa tutta la sapienza che mi permise di esserne creatore, e tutti gli uomini e le donne eletti tra gli eletti che dovranno metterlo in atto. Conosco il cuore e l'animo e l'ambizione di ciascuno di voi.
e so che essi sono in sintonia col mio disegno. Eletti tra gli eletti siete o diverrete, dalla terra di Pietro e dalla terra della Santa Giovanna, dalla terra di San Giorgio e dalla terra dei Nibelunghi. Così ha stabilito. La mia casa nasconde segreti che ho in animo di svelare. Con il sole chiarificatore del mattino saranno rivelati i primi. Con il buio complice della notte saranno mostrati i secondi. Il terzo ed ultimo segreto spetta a voi e voi soltanto, ed io lo vedrò in spirito dall'oltre. Un percorso è stato tracciato, un compasso occorrerà per segnarne la rotta con la perizia e la sapienza della tradizione. I rami delle piante avranno un'unica ombra, ma le piante saranno sostanzialmente diverse. Ogni pianta avrà più di un tronco e ogni tronco avrà più nomi, ma le foglie saranno diverse. Così verrà fatta la montagna e così verranno raccolti i frutti. La giustizia sarà per la prima volta amministrata da uomini giusti, ma pochi saranno i giudici e la loro casa sarà sul monte. Nella notte buia una folgore di supremo intelletto rischiarerà la volta di una luce dirompente e repentina che solo chi guarda al domani potrà cogliere. Ho lasciato per voi un'eredità che è il mio lascito spirituale. Nel secolo che viene il mio lascito conferirà il potere della parola, della conoscenza, della persuasione. Solo ai più degni sarà concesso di posarvi lo sguardo. Per giungere alla conoscenza occorre ascendere. La scala che sale verso l'illuminazione può essere tracciata e percorsa dagli spiriti più coraggiosi e aperti, chi è in sintonia con il grande architetto e l'universo medesimo. Un erede dovrà emergere. Mi intendete, amici tutti? Le sfere sono in moto. Eusapia, è tanto arduo e non todo in questo oltre. Il mio sogno fu grande e grande è ancora. Il mio ideale vedrà la luce ed un padre o una madre ne sarà garante finché avrà vita. Primo tra i primi sarà designato e a tutti i custodi che ho radunato nella mia casa spetta l'ardua scelta. Un padre o una madre. Un gran maestro sarà scelto tra coloro che ho convocato. I segni sapranno guidarvi nella decisione. I tre troni nella notte delle maschere si riveleranno, ciascuno secondo il proprio rito segreto, e i tre riti segreti mostreranno i segni e i sapienti sapranno come leggerli. Ho affidato le chiavi alla Santa Claudicante. Ella sa come aprire le porte dell'antica conoscenza. Chi voglia accedere agli ancestrali misteri della tradizione a cui fui affiliato, la cerchi e sia pronto a mostrarle il proprio potere. Quando tutto sarà compiuto, del grande sogno rimarrà l'ombra. Il segreto è segreto, e a me non è concesso dirvi oltre, dall'oltre in cui dimoro. Il trono è scomparso e ci saranno due troni, poi ce ne saranno tre. E dai tre emergerà l'uno, un ordine nuovo e perfetto che seminerà il campo di Adamo e voi ne coglierete i frutti.